Bentrovati, bentrovati a tutti a TSD sul canale 85 in streaming sul nostro sito web, nello spazio di chiesa oggi dedicato ai centri pastorali della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. Proseguiamo oggi il nostro viaggio alla scoperta dei centri pastorali. Quest'oggi lo facciamo, vado subito a presentarvi, in questo caso i nostri ospiti di questa puntata, il centro pastorale il centro, scusate, per la pastorale sanitaria. Abbiamo qui con noi Paola Galvan, che è appunto della Pastorale Sanitaria, e Marta Necci, che è responsabile dell'unità ALSI di Arezzo. Innanzitutto iniziamo per l'appunto a conoscere meglio i nostri ospiti che sono qui con noi quest'oggi. Inizio con te, Paola. Ecco, spiegaci meglio cosa significa, ecco, fare parte della Pastorale Sanitaria, come sei arrivata, tu a far parte di questo centro pastorale della nostra diocesi, qual è la tua storia, quindi. Diciamo che io sono entrata a far parte della pastorale sanitaria in maniera del tutto casuale. Grazie a un amico che ho incontrato così per caso, mi ha detto: "Guarda, stiamo costituendo questo gruppo, se ti fa piacere farne parte." E sia io che Vittorio abbiamo partecipato alla prima riunione e siamo entrati in questa segreteria. E siamo, devo dire, i responsabili di questa segreteria e quindi gestiamo un pochino tutta la, scusate, quella che è l'attività del nostro centro pastorale. Ho dedicato il mio tempo, visto che ero da poco in pensione, ho pensato di poter dedicare agli altri il tempo che avevo a disposizione. Quindi è un bel modo anche per fare uno spirito di servizio in qualche modo, per Esatto, lo scopo è continuare. stato proprio questo, spirito di servizio nei confronti di tutti, speriamo. Per te invece, Marta, che sei responsabile dell'unità, ecco, come sei arrivata a questa Diciamo che scelta? la mia esperienza parte da lontano perché ho iniziato a muovere i primi passi proprio nell'unità sì, quando all'età più o meno di 10 anni, quando per caso andai a Lourdes con la nonna, spinta un po' da un paio di incontri che avevo fatto. Uno era stato con una signora che aveva ricevuto una guarigione miracolosa a Lourdes, che era della mia parrocchia. Dopo questo incontro, poi un evento anche in famiglia che mi ha spinto, insomma, andare a Lourdes un po' a chiedere qualcosa. Ecco, sono tornata da Lourdes dicendo: "Vabbè, io in questo posto non è che non ci posso più andare, anzi, per me questo è un posto fondamentale proprio per crescere." E da lì sono cresciuta dentro un'associazione, dentro, diciamo, questa famiglia di volontari e non volontari. Comunque una famiglia che mi accompagna ormai in maniera costante. Cioè, per me è proprio difficile ad oggi scindere la mia vita da quello che è l'unità. Anzi, per me l'unità è quotidiano ormai. Quindi è un qualcosa che c'è praticamente, che fa parte della tua vita da sempre, in qualche Sì, modo. è nato veramente sì, così per caso e poi alla fine è diventato parte integrante e cioè, mi sembrerebbe strano non dedicare il mio tempo a chi fa parte comunque di questo gruppo, ma anche a chi ha delle necessità e dei bisogni. Cioè, è un po' ho portato alla fine quello che ho imparato in unità sì, nel quotidiano. Ecco Paolo, vedevo che annuivi te, anche te naturalmente concordi quindi con quanto dice Marta. Perfettamente, È perfettamente. stato così anche per te, Sicuramente in sì. qualche modo. Sì, direi proprio di sì. Forse non dall'età di 10 anni, le mie esperienze Certo. di volontariato, lei è stata veramente bravissima, però diciamo che dedicarsi agli altri è sempre stato uno degli obiettivi, che mi sono prefissata. Ecco, in questa presentazione che facciamo all'inizio della nostra puntata, cerchiamo allora di spiegare meglio adesso, più nello specifico, dopo che abbiamo sentito le vostre storie personali, anche la realtà specifica di cosa si occupa. Quindi nel tuo caso, Paola, la pastorale sanitaria, ecco. Allora, diciamo che la pastorale sanitaria si occupa di un certo numero di iniziative, soprattutto in visione del prossimo anno. Una di queste è sicuramente la Cassetta della Speranza. La Cassetta della Speranza, che è un'iniziativa sorta con l'idea di posizionare all'interno dell'ospedale una propria cassetta nella quale operatori sanitari, malati, parenti potessero mettere le loro intenzioni di preghiera per i propri malati. L'iniziativa ha veramente avuto un notevole successo, tant'è che la cassetta risulta sempre piena di speranze. Questo ci ha portato proprio a fare la considerazione che si sente il bisogno di pregare, pregare per sé, pregare per i malati, per i parenti, i familiari.
Tant'è che questa iniziativa si è poi concretizzata in una seconda cassetta della speranza che è stata installata all'ospedale di Bibbiena da padre Raffaele Menniti. Ed anche lì devo dire che la cassetta ha avuto veramente un ottimo successo. È chiaro che la cassetta ha come localizzazione principale l'ospedale nel quale è nata, diciamo così. Poi durante l'anno, nel corso dell'anno, la cassetta effettua un pellegrinaggio, quindi viene portata in vari luoghi di preghiera dove chi vuole può andare, vengono lette le intenzioni che sono presenti nella cassetta, quindi si prega per tutti e con tutti. Ecco, allora Paola, visto che ci stai parlando proprio della Cassetta della Speranza, noi abbiamo preparato anche un servizio proprio su questa iniziativa della Pastorale Sanitaria, allora direi, prima di andare a scoprire con Marta cos'è l'Unità Alzi, di lanciare prima questo servizio per andare a vedere meglio nel dettaglio questa iniziativa. Vediamo. Sta per compiere un anno la Cassetta della Speranza, iniziativa voluta e promossa dalla Pastorale Sanitaria della Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, in collaborazione con i cappellani dell'Ospedale San Donato. In questi 11 mesi sono state davvero numerosissime le intenzioni di preghiera raccolte, che hanno visto il coinvolgimento dei pazienti ricoverati, ma anche dei parenti, dei visitatori, dei medici e dei paramedici. È posta al di sotto di un'immagine devozionale, un'icona, che è naturalmente è un'icona della Vergine Maria, che ha una mano sul cuore e l'altra verso l'alto, quindi l'immagine che accoglie le nostre preghiere e le invia verso l'alto. Per promuovere e stimolare lo spirito di preghiera e di affidamento, la Cassetta della Speranza è stata poi portata in vari luoghi della città, accompagnata da momenti di incontro, riflessione e di profonda spiritualità. Più o meno con una frequenza di una volta ogni 2 mesi, è stata portata dalla cappella dell'ospedale verso delle realtà presenti in città, per esempio la parrocchia di Saione è stata portata al convento dei Cappuccini, alla comunità di Pomaio, e una volta è stata fatta e una volta verrà fatta ora a novembre una preghiera proprio nella cappella dell'ospedale. Ha suscitato anche una voglia proprio di pregare e di essere a fianco delle persone che poi in ospedale o soffrono o gioiscono. Appunto, questo itinerario, che per ora è durato un anno, è già nella nostra mente, già progettiamo il secondo anno, quindi abbiamo già in testa alcune altre realtà nelle quali portare la cassetta, e si concluderà almeno per quest'anno l'11 di febbraio nella cattedrale. Eccoci tornati in studio, un bel progetto questo della Pastorale Sanitaria. Marta, tu lo conoscevi? Sì, conoscevo il progetto della Cassetta della Speranza e ne condivido in pieno sia lo spirito che la proposta, perché ritengo che specialmente nelle cappelle dell'ospedale, o comunque in questi posti in cui la sofferenza si tocca con mano e talvolta ci si arriva anche in momenti che non ce l'aspettiamo, che la presenza della cappella e di un piccolo luogo dove veramente mettere la propria intenzione che ci viene al momento dal cuore sia una possibilità importante, e poi dà anche l'idea che queste parole non rimangono inascoltate, cioè che qualcuno comunque possa pregare con queste persone per avere insomma o una grazia, comunque per affrontare meglio quello che gli si pone davanti, la sofferenza o comunque la prova di quel momento. Ecco, sicuramente una situazione di conforto che uno può avere, che però si unisce a uno dei compiti principali alla fine del cristianesimo, quello della preghiera, e quindi rilancia anche un po' questo spirito, ecco, diciamo. Abbiamo lasciato però anche in sospeso l'Unità Alzi. Ecco, cos'è l'Unità Alzi? Molti sicuramente conoscono questa associazione. È un'associazione. Però è una bella storia, no? Anche sì, è una storia veramente che quest'anno, insomma, nel 2013 farà 110 anni dalla sua fondazione. In Arezzo più o meno siamo presenti da un'ottantina d'anni, cioè partono comunque questi treni della speranza, questi treni bianchi, treni rosa, come li vogliono chiamare, e si recano nei santuari mariani italiani e internazionali. Da questo peregrinare verso il santuario, quello che è insomma come meta di preghiera e ma anche di gioia in molti casi,
Si è creata comunque un'associazione ben strutturata che non risponde più soltanto alle esigenze dei 5-6 giorni l'anno, come magari poteva essere all'inizio, ma cerca di rispondere alle esigenze quotidiane delle persone, per cui comunque si cerca di fare delle iniziative anche insomma, specialmente nei momenti liberi, perché noi abbiamo tutti volontari che mettono a disposizione veramente il tempo libero e talvolta anche le risorse proprio di tasca loro. Quindi nel tempo libero cerchiamo di strutturare quelle giornate della fraternità, quei momenti di ascolto, quei momenti di preghiera, momenti di formazione che non fanno distinzione tra chi ha problemi o no. E si cerca inoltre anche di avere anche del tempo libero da passare piacevolmente, come potrebbe essere, faccio un esempio spicciolo, cioè domenica siamo stati a vedere il recital insieme a Montelupo, cioè momenti insomma che possono creare gioia e condivisione, ecco. Ecco, certo. Questo spirito di volontariato alla fine, Paola, caratterizza anche tutta la pastorale sanitaria, no? Sì, direi proprio di sì. Anzi, guarda, nello spirito, nel discorso della socializzazione, il nostro intento è stato ad esempio quello di lavorare ad un progetto, del quale forse poi parleremo dopo, comunque è un progetto rivolto agli anziani e uno dei temi era proprio era la socializzazione, quindi riagganciamo un po' il discorso. Ecco, un altro dei progetti però della pastorale sanitaria, questo invece lo introdurrei subito, ed è un progetto anche questo importante, è quello della stesura, proprio ricollegandoci al tema del volontariato, di un libro bianco. Esatto. Quel progetto come sta andando? Allora, molto bene, anche se devo dire che è un'impresa abbastanza faticosa. Si chiama ancora così, libro bianco, tra virgolette, forse non sarà nemmeno il titolo definitivo, comunque quest'opera avrà il compito di raccogliere tutta quella che è l'offerta in ambito sanitario, sociale o sociosanitario presente in Arezzo e provincia. Quindi praticamente una sorta di censimento di tutte quelle attività, associazioni e quant'altro che si occupano di questi settori. Chiaramente è un'opera che avrà un'edizione cartacea e che noi pensiamo possa essere utile, ad esempio, tanto per fare un esempio, ai centri di ascolto, dove forse è necessario avere uno strumento di rapida consultazione per trovare chi fa cosa dove. Avremo sicuramente un lancio in internet ed è anche questo un mezzo che oggi insomma è di imprescindibile. Imprescindibile. Quindi è un lavoro piuttosto notevole, però sta andando avanti bene. Spero che appunto con l'anno 2013 possiamo uscire. Bene, e allora rimaniamo sempre sul tema del volontariato, andando a vedere quella che è una giornata ormai molto diffusa, molto famosa, la giornata per l'appunto mondiale del malato. Andiamo a rivivere un po' quelli che sono stati i momenti salienti di quella che si è svolta quest'anno, in una giornata veramente molto fredda. Io c'ero, ecco, c'erano anche i nostri ospiti. Una giornata veramente dove c'era la neve per l'appunto anche proprio. Vediamola allora nel servizio. L'importanza è quella di tutti gli anni, cioè di non dimenticarsi di tutta quella realtà aretina che soffre nella loro solitudine, nella malattia, nella prova del dolore, ma con quella gioia e quella speranza che lo spirito cristiano ci porta ad avere nell'affrontarla. Ma l'attenzione ai malati è anche l'attenzione rivolta a quel mondo del volontariato tanto ricco, tanto presente nella nostra città, nella nostra diocesi, che ha fatto dono di sé alla persona, dono di sé a coloro che nel loro cammino di vita trovano un momento di difficoltà per tendergli la mano e per camminare insieme proprio in quella speranza che è tipica dell'essere, dell'appartenere alla realtà cristiana e cattolica della nostra realtà diocesana. È un incontro che, come vediamo, effettivamente raccoglie, proprio come dicevi, tantissime associazioni del volontariato. Quante ce ne sono oggi? Ma oggi è difficile anche contarle, perché la cosa bella di questo tipo di iniziative non è la giornata in sé per sé, direi che è ciò che ci sta dietro, perché per arrivare a fare un'iniziativa di questo tipo ci sono state tanti incontri, tante riunioni e soprattutto la voglia e il desiderio di collaborare insieme.
tante realtà apparentemente diverse, ma che hanno nel loro codice genetico la voglia e il desiderio di impegnarsi quotidianamente al servizio della persona, al servizio dei bisognosi. E questa è davvero la sfida per la nostra città di Arezzo, cioè il non lavorare in compartimenti stagni, ma l'incontrarsi, il condividere quelli che sono gli stessi principi, gli stessi valori a cui tutti noi ci ispiriamo. Per cui davvero un bel segno, c'è la neve, c'è il freddo, ma c'è anche tanti cuori che sono scaldati da un impegno quotidiano delle loro associazioni, e questo davvero è un segno di speranza per tutta la nostra città. Ecco, diceva appunto la neve, il freddo, però appunto tanti cuori riscaldati dalle associazioni, tantissime veramente, associazioni di volontariato che erano presenti, abbiamo visto tante bandiere, tanti colori, una cosa insomma suggestiva anche come iniziativa. Vogliamo ricordare, Paola, ci proviamo perlomeno a ricordare le associazioni presenti perché erano veramente tante, vediamo. Allora, abbiamo un'ottima, perfetta collaborazione con tutte le associazioni che nella zona di Arezzo si occupano del trasporto dei malati, ad esempio Croce Rossa, Croce Bianca, Misericordie, le Pubbliche Fratellanze, l'Unitalsi, il Sovrano Ordine Militare di Malta, anche l'AVO che collabora con noi in questa giornata ed è sempre presente in Duomo. Queste sono tutte le associazioni, spero di non averne scordata nessuna. Grazie a loro noi riusciamo a prendere i malati dalle loro residenze private o pubbliche, portarli in Duomo e riportarli poi a destinazione a fine messa. La cosa importante è che tutte queste associazioni sono coinvolte e prestano la loro opera, cioè effettuano questo servizio del tutto gratuitamente. Quindi le persone che vengono in Duomo non devono spendere assolutamente una lira per venire. E questo mi sembra una cosa molto importante perché è uno sforzo economico non da poco per le associazioni. Ed è una cosa bella per diciamo, gli utenti, se vogliamo chiamarli così. Certo. Ecco, volevo farti anche un'altra domanda, Paola, come si relaziona anche il Centro per la Pastorale Sanitaria, visto che insomma, era stato citato poi anche durante la giornata mondiale del malato dal Vescovo, mi sembra, durante l'omelia, proprio anche la presenza, no, dell'ASL di Arezzo anche alla giornata, ecco, come vi relazionate anche all'azienda? Noi abbiamo degli ottimi rapporti con l'ASL nella persona del direttore generale, il dottor Enrico Desideri, tant'è che collaboriamo non solo in quella che può essere la giornata mondiale del malato, nel quale devono dire anche loro danno il loro apporto, ma soprattutto ogni qualvolta la pastorale sanitaria si occupa di realizzare dei corsi formativi. Ecco, ogni volta che c'è un percorso formativo, la stretta collaborazione che noi abbiamo con la ASL ci permette di realizzare dei corsi che la cui frequenza dà diritto ai famosi ICM. Questo è uno stimolo in più a frequentare questi corsi, cioè oltre al percorso formativo di indubbia valenza c'è anche il, tra virgolette, vantaggio di conseguire dei crediti formativi. Ecco, questi corsi poi li vedremo anche questi in un servizio che abbiamo preparato. Marta, anche tu eri presente lì alla giornata del malato, ecco, sì. Tu cosa ti ricordi di più, ecco, di questi momenti? Poi ti chiedo anche se era la prima giornata del malato a cui partecipavi, immagino di no. No, come giornata del malato, mai, anche in collaborazione con la Pastorale Sanitaria, siamo già ormai alla seconda giornata del malato. Comunque la giornata del malato, che è sempre stata celebrata anche in diocesi, insomma, ho sempre partecipato. L'unica cosa che devo dire è che negli ultimi due anni, comunque con la presenza della Pastorale Sanitaria, che si è messa in gioco e ha dato tanto per unire tutte le realtà delle associazioni di volontariato, siamo riusciti a portare in Duomo veramente un numero di persone notevole. Penso alla prima giornata che abbiamo portato in Duomo 180 persone, se non sbaglio. La seconda, purtroppo il tempo non è stato clemente, però comunque ci siamo rivalsi poi durante la visita del Papa con comunque la presenza di più di 120 persone. Cioè, comunque questa collaborazione sta veramente dando dei frutti proprio nel quotidiano e nel territorio. Ecco, infatti tu, Marta, citavi la giornata del Papa, ecco, l'incontro con il Papa Benedetto XVI, sì. Anche lì in qualche modo la pastorale sanitaria si è attivata in delle modalità simili, no, a quelle della giornata del malato, giusto Paola? Esatto. Anche lì i malati, ecco, hanno avuto il percorso del tutanato. Ecco, no, prego.
Un percorso del tutto analogo, perché? Perché abbiamo rimesso insieme, diciamo così, tutte le associazioni, riunioni su riunioni, e siamo riusciti a concertare il trasporto di un numero piuttosto elevato di malati, eravamo 120, sì, mi pare, di persone accompagnate di più, e che sono stati portati in Duomo, al Prato. Hanno assistito alla messa, sono riusciti a tornare alle loro residenze giusto in tempo prima che venisse giù quel diluvio che ci ha caratterizzato quella giornata. Però è importante alla fine che, certo, grazie la soddisfazione, ecco. L'indice, se si può dire così, di gradimento dei malati della giornata è stato più che elevato. Che abbiano potuto partecipare a questa giornata importante, sicuramente storica, abbiamo in qualche modo. Abbiamo proprio chiesto la loro... Perlomeno per la città di Arezzo, ecco. Poi ecco, il 2012 anche, lo ricordiamo, e qui mi collego al prossimo servizio che lanceremo, perché poi quando si parla di pastorale sanitaria per l'appunto si parla anche di progetti e di istituti anche che stanno vicino alle persone anziane. Ecco, quest'anno, il 2012, è stato nominato dalla Comunità Europea Anno Europeo dell'Invecchiamento Attivo e della Solidarietà tra le Generazioni. Allora, la pastorale sanitaria si occupa per l'appunto anche di questo, con un progetto che porta avanti, che sta partendo da poco anche ad Arezzo, presso la parrocchia di Saione. Vediamo alcuni dettagli nel prossimo servizio, poi ne discutiamo in studio. La pastorale sanitaria promuove presso la parrocchia di Saione il progetto Ascolto l'anziano. Ti ascolteremo e cammineremo insieme per risolvere le tue difficoltà. Com'è nato questo progetto? Allora, tutto nasce da un protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e la Conferenza Episcopale Toscana, che prevede un progetto a azioni congiunte nei confronti degli anziani fragili, che è curato dall'Ufficio Diocesano per la Pastorale Sanitaria. Il progetto è iniziato, è diventato operativo dal 22 di novembre presso il locale della parrocchia di Saione. Lì c'è una nostra collaboratrice che si è resa disponibile a essere presente nei locali 3 pomeriggi alla settimana e che accoglie tutti gli anziani che si recheranno lì, in maniera tale appunto da ascoltare questi anziani e soprattutto quelli che sono le loro difficoltà e i loro problemi. E una volta che la nostra collaboratrice ha raccolto i bisogni di queste persone, entra in attività una rete di volontari. Quando è aperto lo sportello? Lo sportello è aperto il lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 16 alle 17. Poi per coloro invece che non possono recarsi in sede, è attivo un recapito telefonico 377 97 32 194. Il progetto riguarda soltanto la parrocchia di Saione oppure si pensa di estenderlo anche ad altre realtà del territorio diocesano? Per il momento il progetto riguarda la parrocchia di Saione, a cui si sono aggiunte poi le parrocchie di San Donato e di San Marco. Il nostro sogno sarebbe appunto di allargare questo servizio a tutta la città di Arezzo. Chi eventualmente volesse aggiungersi ai nostri volontari può fare sempre riferimento a questo numero di telefono, in maniera tale da allargare più possibile il nostro gruppo di volontari. Ecco, bene, Paola, la pastorale sanitaria porta avanti, diciamo, il suo impegno, lo dicevo proprio poco prima di lanciare il servizio, con gli anziani, non solo chiaramente attraverso questo progetto. Già questo progetto sicuramente è un importante, insomma, venire incontro, no, alle esigenze delle persone, come abbiamo sentito, ma ci sono anche altre strutture di accoglienza, giusto? Certo, allora faccio una piccola premessa. Questo progetto ha avuto, diciamo, un finanziamento dalla Regione Toscana proprio per una concertazione Regione Toscana CET in merito agli anziani fragili. Noi abbiamo come pastorale sanitaria supportato la parrocchia di Saione nella persona di Padre Gregorio per questo progetto, e quindi la parrocchia di Saione è il capofila del progetto e si occupa degli anziani. Ora, se noi ricordiamo che gli obiettivi che si poneva la Regione Toscana quali erano lavorare sugli stili di vita degli anziani. Per far questo noi a Saione abbiamo dato il via ad un corso, un ciclo di conferenze in tema sanitario, invitando tutta una serie di esperti in materia. L'altro obiettivo che si poneva, sempre la progettualità, era quello di ascoltare l'anziano, venire incontro all'anziano in quello che possono essere le esigenze giornaliere, soprattutto di quelli che sono gli anziani soli.
Abbiamo per questo messo in moto, tramite appunto il numero di telefono che è stato citato, chiamiamolo sportello, ma diciamo è una struttura dove si ascolta l'anziano per venire incontro a queste persone, a quelle che possono essere le loro esigenze, dalle più spicciole anche magari a solamente ascoltarli, cioè farli sentire vivi e non soli. Un altro degli obiettivi, perché erano poi in sostanza tre, era quello della socializzazione. Allora, premesso che Saione fa da capofila, bisogna ricordare che in questo progetto sono coinvolte altre due parrocchie, e una è Mercatale Valdarno con Don Enrico Gaber e l'altra è la parrocchia di Sant'Ippolito a Bibbiena con Padre Raffaele Menniti. Ecco, in queste strutture lavorano sull'aspetto della socializzazione. Quindi e stanno lavorando molto bene, devo dire. Abbiamo poi coinvolto una struttura, la cooperativa di San Lorenzo di San Sepolcro, che tra virgolette lavora sugli anziani, quindi è un centro che fa da casa di riposo, hanno anche un centro diurno dove ospitano numerosi anziani. Anche loro partecipano al progetto in relazione però a quelle che sono diciamo, le attività, se vogliamo definire, ludiche alle quali possono partecipare, quindi giochi di palestra per mantenere il movimento di questi anziani. Quindi ecco, evitare... Noi questo centro fra l'altro lo conosciamo bene perché abbiamo realizzato un reportage proprio è un bellissimo centro e Paolo Carbonaro che è il direttore è una persona veramente eccezionale. Bene, anche per l'unità, anzi Marta, questa attenzione, questo stare accanto diciamo alle persone più in difficoltà è sicuramente una priorità, è un valore insomma tra i primi dell'associazione. Sì. Ecco, in particolare volevo chiederti perché il tema pastorale che avete vissuto quest'anno si intitolava Pregare il Rosario con Bernadette. Sì. Ecco, intanto spieghiamo ai nostri telespettatori il significato di questo titolo e poi anche ecco un bilancio, se riusciamo a tracciarlo, di come è andato. Ogni anno noi cerchiamo di seguire quello che è il tema pastorale o che ci viene in genere affidato dalla CEI, però rivisto magari in visione più che altro legata a quello che è l'ambiente di Lourdes. Quest'anno c'era appunto pregare il rosario con Bernadette. Bernadette ha avuto diciamo, in ogni sua visione in mano il rosario, per cui per noi era cercare almeno un piccolo contatto proprio con tra Bernadette, il rosario e noi. Si è lavorato moltissimo anche a livello nazionale su questo tema e alla fine del pellegrinaggio nazionale i francesi sono venuti a dire avete rappresentato in maniera più coerente quello che noi volevamo esprimere dando questo tema pastorale. Questo un po' ci ha dato la strada giusta per continuare a lavorare in un certo modo, ovvero lavorare sul tema pastorale cercando durante tutto l'anno di viverlo nelle nostre piccole realtà per poi andare a viverlo nel pellegrinaggio tutti insieme. Invece per il prossimo anno, questo te lo chiedo in un flash, il prossimo anno diciamo collega più all'anno della fede. È l'anno della fede, per cui stiamo praticamente già uscito un piccolo anticipo del tema pastorale che seguirà l'Unitalsi, però l'idea dell'Unitalsi quest'anno è quella di percorrere, di fare un percorso insieme per arrivare a riflettere sull'anno della fede. Era bello il percorrere perché correre per e percorrere insieme, era un po' un duplice aspetto questo discorso, quindi niente, ci stiamo attivando anche nelle piccole realtà per trovare delle idee per poi svilupparle nei pellegrinaggi ma nelle nostre attività di tutti i giorni. Ecco, un'altra attività interessante che fra l'altro era emersa anche un po' nella nostra discussione prima è proprio quella anche dei corsi di formazione che ha realizzato il Centro per la Pastorale Sanitaria proprio all'ospedale San Donato di Arezzo. Anche questi noi li abbiamo seguiti con la nostra emittente. Andiamone a rivedere un po' una sintesi in questo ultimo servizio della nostra trasmissione di oggi. Vediamo. Realizzare un'opera efficace nel territorio, garantire un servizio adeguato alla persona, assistere i malati con una preparazione di alto profilo. Questi gli obiettivi del corso di formazione per operatori sociosanitari organizzato dalla Pastorale Sanitaria Diocesana dal novembre 2010 al maggio 2011.
Un'iniziativa che ha visto la partecipazione e l'impegno di oltre 200 persone e che in 7 giorni di corso intensivo presso l'auditorium dell'ospedale San Donato ha visto scendere in campo il personale della ASL per una collaborazione fattiva e concreta. Alcuni interventi sono stati fatti proprio da personale della ASL e gli altri sono stati fatti da relatori sia locali, per esempio il professor Vaccari, ma anche da persone di, direi, di profilo nazionale. Ricordo per esempio il professor Giuseppe Noia, il professor Melazzini, che hanno appunto arricchito con la loro presenza il nostro corso. E la diocesi continua a investire in un'educazione continua e così già si lavora al prossimo corso formativo, che si svolgerà con le stesse modalità del precedente, ormai consolidate e risultate vincenti. Sarà anche questo un corso articolato in più giornate in cui saranno riconosciuti dei punti ECM per gli operatori sanitari e sarà svolto nel biennio che va dal 2013 al 2014. E abbiamo pensato in questo caso di affrontare il tema della disabilità. Probabilmente lo affronteremo nei vari aspetti in cui esso si presenta, dalla gravidanza all'infanzia, alla maturità, alla vecchiaia. Bene, noi ci avviamo alla chiusura della nostra trasmissione. In chiusura vorrei chiedere intanto a te Paola, ecco, quali sono, diciamo, le attività, se ci sono degli eventi da segnalare della pastorale sanitaria prossimamente. In questo settore, quindi come evento formativo, segnaliamo un corso di prossima attivazione, quindi si parla del novembre 2013, maggio 2014, sarà un corso di formazione dedicato, che avrà come tema la disabilità, quindi la disabilità in tutto l'arco della vita della persona. E chiaramente anche questo sarà un corso che realizzeremo in collaborazione, stretta collaborazione con la ASL 8, quindi con il dottor Desideri. E niente, ci auguriamo che abbia lo stesso successo che ha avuto il corso precedente, perché ricordiamo che nel 2010-2011 abbiamo fatto il primo dei nostri corsi, siamo nati praticamente, come ricordava proprio Carlo, servizio. E abbiamo avuto veramente un notevole successo, siamo arrivati al quorum delle iscrizioni, abbiamo dovuto rifiutarle perché l'aula era non consentiva. Infatti, sì. Quindi, l'abbiamo sentito. Speriamo che abbia lo stesso successo. Ecco. Bene, mi dicevi Paola poi anche di una giornata del volontariato, giusto? Ecco, abbiamo sempre in programmazione per questa per maggio dell'anno prossimo una giornata dedicata al volontariato, o meglio al volontario se vogliamo. Perché? Perché d'accordo con tutte le associazioni con le quali collaboriamo da sempre, vedi la giornata mondiale del malato, vedi la visita del Papa, abbiamo pensato di dare spazio a queste persone che dedicano il loro tempo e il loro amore agli altri. Sono persone sconosciute per lo più. Noi ecco, vorremmo riuscire a identificare una tra le tante persone che si distingue in quello che fa e a questa dedicare annualmente un premio. Diciamo che l'edizione 2013 sarà la prima, speriamo la prima di tante altre. Quindi è in gestazione, vogliamo dire così, tutta la giornata, che sarà sicuramente, vedrà la collaborazione di tutte le nostre associazioni. Marta, invece per quanto riguarda l'UNITALS, ecco, quali sono gli obiettivi che si pone per il futuro? Gli obiettivi principali che abbiamo oggi da portare avanti sono molteplici, si va da un aspetto più pratico, per dire stiamo cercando dei fondi per comprare un nuovo pulmino, per dire, a degli obiettivi invece più di formazione sia spirituale che sociosanitaria, diciamo così. E inoltre stiamo cercando di farsi conoscere un po' anche in varie realtà, in varie parrocchie che ci sono. Già quest'anno abbiamo avuto la prima giornata della fraternità nella parrocchia di Tegoleto, sta rinascendo quello che è un gruppo che c'era all'epoca, insomma, epoche passate, a San Sepolcro, quindi si sta rimuovendo anche la zona delle Biturgenze. E, insomma, stiamo cercando di far rinascere tanti piccoli focolai che possono permettere poi di lavorare sempre più in sintonia e sempre più dare risposte a chi ce le chiede. Così.
Bene, grazie mille, io ringrazio ancora i nostri ospiti per essere stati qui con noi oggi. Per testimonianze, foto, storie e segnalazioni potete scriverci a info@tsdtv.it e ancora continuate a seguire il confronto su credenti e non credenti sul blog dedicato alla Terra Santa www.tsdtv.it/blog/terrasanta-blog. Grazie ancora a tutti voi per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana sempre con Chiesa Oggi.